Bentrovati nello spazio di informazione di RKO riservato alle novità sul coronavirus, in studio Paola Pagone. Dopo l'estensione in tutta Italia delle misure di contenimento del coronavirus previste dal decreto dell'8 marzo, inizialmente previste solo per la zona rossa, dopo la morte del consigliere comunale di Piacenza, Nello Pavesi, a causa di alcune complicanze legate al Covid-19, arriva questa mattina la richiesta da parte del presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, di un incontro con il governo per imporre misure ancora più stringenti al fine di rallentare la diffusione dell'epidemia. Le eventuali decisioni derivanti dall'incontro con ogni probabilità saranno applicate a tutto il territorio nazionale. Le nuove misure potrebbero prevedere la chiusura di negozi, stop dei trasporti e delle attività produttive. Questo avviene mentre si sta tenendo il vertice tra governo ed opposizioni. I dati ufficiali forniti dal Ministero della Salute sono fermi a ieri sera alle 18. Dei 9.172 casi totali, le persone attualmente positive sono 7.985, 463 deceduti, 724 guariti. In Puglia intanto si è registrato oggi un altro decesso. La paziente di 88 anni era ricoverata dal 4 febbraio nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Originaria di Copertino, aveva altre patologie ed era cardiopatica. Secondo una prima ricostruzione della catena di contagio, l'88enne potrebbe aver contratto il virus dal medico anestesista di Copertino, risultato positivo al Covid-19. L'ultimo bollettino regionale registra una crescita dei casi positivi di coronavirus. Dai 44 di domenica si è passati a 56 contagi, con 12 casi in più. 4 di questi sono in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi e 6 in provincia di Bari. La regione Puglia ha aumentato il numero di posti letto in terapia intensiva e rianimazione, in attesa del picco stimato per la fine di questo mese, portandoli da 60 a 209. Il piano per la gestione dei posti letto è coordinato dal capo del Dipartimento regionale Salute, Vito Montanaro, e supervisionato da Pietro Luigi Lopalco, l'esperto internazionale di epidemiologia chiamato dal governatore emiliano per rafforzare la task force. Il piano di emergenza non impatterà sulle normali operatività della rete di emergenza-urgenza. In più, al netto delle terapie intensive, l'assistenza dei pazienti affetti da coronavirus potrà contare su 680 posti letto disponibili nel nuovo DEA di Lecce, nell'ospedale di Copertino e nella struttura ecclesiastica Miulli di Acquaviva delle Fonti. Aumentare i posti letto è una misura utile e non sufficiente, poiché ogni posto letto per essere efficiente dovrà possedere tutte le dotazioni necessarie. Prima esigenza è quella di reperire i ventilatori, indispensabili al superamento delle crisi respiratorie. La Consip, centrale acquisti della pubblica amministrazione, ha aggiudicato la prima procedura di urgenza per la fornitura di ventilatori, dispositivi medici per la terapia intensiva e subintensiva, di dispositivi e servizi connessi. La gara è stata pubblicata e giudicata in 5 giorni e permetterà di dotare 5.000 posti letto in terapia intensiva. Altra notizia di oggi è che un'azienda italiana ha messo a punto un nuovo test rapido di coronavirus che consentirà di avere il responso in un'ora contro le 5-7 ore previste attualmente. Sarà reso disponibile allo Spallanzani di Roma ed al San Matteo di Pavia. Nelle carceri sembra essersi tranquillizzata la situazione, ma si registrano altri 3 decessi a Rieti dopo le rivolte di ieri. Il penitenziario parla di overdose dopo il saccheggio dell'infermeria. Per quanto concerne le misure di sostegno economico, il governo, con il ministro Patuanelli, si prepara a varare un decreto che preveda la sospensione di tasse e bollette. Per questa edizione è tutto, restate collegati su RKO all'indirizzo rkonair.com e sui nostri canali social.